Ancora sulla riforma del lavoro, ritorniamo su questo tema perché le dichiarazioni di quest'oggi, che sono arrivate da parte del ministro del welfare Elsa Fornaro, implicano un'apertura e una posizione molto differente anche rispetto a quella che lo stesso ministro aveva espresso nel non lontano marzo di quest'anno, in cui aveva dichiarato pressoché intoccabili i lavori delle pubbliche amministrazioni. Oggi ha parlato invece di un'apertura perché ha detto che auspica la possibilità di poter licenziare anche nella pubblica amministrazione. In sostanza quest'oggi si è parlato molto di lavoro anche nella cerimonia di insediamento del neo presidente Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria. E di quello che è stato detto ne parliamo con l'onorevole Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e ascoltatori. Buonasera, ben ritrovato su queste frequenze. Quest'oggi il neo presidente Giorgio Squinzi ha puntato subito il dito su alcuni temi fondamentali in ambito del lavoro, uno dei quali è stato proprio il disegno di legge del governo di riforma del lavoro. Insomma, sono state effettuate una serie di modifiche da quando si è partiti, quindi dalla fase embrionale del progetto. Sì, sono state fatte delle modifiche, al Senato hanno lavorato abbastanza bene. Però ci sono molti aspetti secondo me criticabili che non sono stati risolti, in particolare per quanto riguarda la disciplina dei licenziamenti, che al di là delle valutazioni che si possono fare sulla rigidità in uscita, sulla flessibilità in uscita, hanno messo insieme una legislazione farraginosa, complicata, arabesca, insomma. Che finirà probabilmente per creare più problemi di quanti non ne risolva. Sarebbe stato forse meglio fare una soluzione tedesca, visto che era quella la strada da battere, in modo molto, molto, molto chiaro, molto trasparente, senza quei saliscendi che sono stati messi. Poi sa, le cose che Squinzi ha detto della legge sono state molto garbate, ha detto che ci poteva fare meglio. Sì, non è stato un affondo il suo. No, l'affondo l'ha dato sulla democrazia economica, dove lì ha detto mai, mai, jamais, jamais. Noi non accetteremo mai, no? Sì. Sulla questione che i lavoratori vengano a decidere l'attività delle imprese. Lì è stato molto duro su quel punto lì. Che peraltro non è una cosa che ha fatto il governo, ma è un lavoro che ha fatto la Commissione Lavoro, prendendo un lavoro su cui stavano lavorando, tra l'altro il relatore era il senatore Ichino, e infilandolo nel disegno di legge. Sì, e in sostanza è stato migliorato, sì, ma ancora è migliorabile, tra l'altro ancora dovrà passare al vaglio della Commissione Referente del Senato. No, la Commissione Referente l'ha già licenziato, è già in aula al Senato. Sì, è in aula. È in aula, mi dicono che ci sono ancora problemi di copertura con la Commissione Bilancio, dovrebbe essere approvata con una serie di voti di fiducia, anche se il governo ci sta ancora pensando, andare alla prossima settimana, dal 28 all'1 di giugno, e poi dovrebbe venire alla Camera. Alla Camera, dove ci sono intenzioni di modificarla, ma io credo che i margini sono molto ristretti, poi se si tratta di dare qualche pennellata non so neanche se ne valga la pena. E per quanto riguarda invece la questione degli esodati, onorevole? Ma guarda, per quanto riguarda la questione degli esodati, purtroppo è una questione che si proietta nel tempo ed è onerosissima. Il governo assicura che quelli che avranno il problema nei prossimi 2 anni sono coperti. Sì. E lavoreremo per dare una copertura anche a quelli che verranno dopo, però io mi sto interrogando se piuttosto che derogare una norma di una riforma non sia più opportuno correggere la riforma. Perché questa salvaguardia pare che costi 5 miliardi e poi non è che si possa spendere 5 miliardi in 2 anni, secondo me tanto vale nella prossima legislatura pensare magari di addolcire la riforma, di mettere dei criteri di maggiore gradualità nella riforma, perché altrimenti da questa vicenda non ci si esce. Speriamo bene, insomma, perché questa sembra essere una vicenda anche politica oltre che reale, insomma, quindi che va a toccare coloro che si trovano poi in questa situazione o che vi si troveranno dopo il 2014, considerando l'affondo di Bersani di oggi.
Cosa ha detto Bersani oggi? Bersani oggi è tornato a parlare di esodati, dichiarandolo un buco inaccettabile, e poi ha dichiarato che stanno preparando con Cesare Damiano una proposta alternativa che verrà presentata da parte del Partito Democratico. Io ho presentato insieme a Damiano e altri un'altra proposta che è in discussione in commissione, che tende ad aprire e ad allargare un pochino le maglie. Non sapevo di questa proposta. Poi sa, quando si parla di esodati si dice una parte per il tutto, perché lì ci sono gli esodati sono persone che hanno un particolare problema, ma lì ci sono altri che hanno una serie di altri problemi. Infatti quindi la questione è più difficile rispetto a come non venga posta. La questione è una questione complessa. Io se posso permettermi, certo, premesso che comunque io mi darò da fare finché ne avrò la possibilità per risolvere il problema degli esodati, direi che gli esodati sono quelli che si trovano in una condizione meno svantaggiata rispetto a altri, perché comunque se ne sono andati con un'extra liquidazione, certo, che è chiaro che non copre un allungamento spropositato del periodo di attesa della pensione, ma lì ci sono altri, quelli che sono in mobilità, quelli che sono in prosecuzione volontaria, o quelli che hanno perso il lavoro senza avere accordi di esodo, che probabilmente si trovano in una condizione peggiore di quella degli esodati. Ecco, speriamo insomma che possa essere risolto anche questo vulnus che potrebbe creare anche dei problemi all'iter stesso, insomma, di tutta l'intera proposta, a quanto pare. Sì. Noi intanto siamo al termine, insomma, dello spazio a nostra disposizione, quindi siamo a ringraziarla, onorevole, come sempre, della sua disponibilità ed augurarle un buon lavoro e una buona serata. Anche a lei ascoltatori, buona serata. A lei, all'onorevole Giuliano Cazzola, del deputato del Popolo della Libertà, Commissione Lavoro.